Noi oggi vogliamo ricordare un lavoro con dei diritti che molto spesso vengono messi in discussione. Il primo diritto a cui oggi vogliamo pensare è il diritto alla sicurezza. Anche questo minimo di uscita dalla crisi degli ultimi tempi ha evidenziato come a pagare anche questa uscita dalla crisi siano i lavoratori stessi. Gli incidenti in provincia di Caserta sono aumentati. Abbiamo una percentuale in aumento che è un segnale grave di come il lavoro, se c'è, è un lavoro nero senza tutele, e questa è una cosa che noi non possiamo accettare. Quindi la nostra è una denuncia cittadina, provinciale, rispetto ad un tema fondamentale per tutta l'Italia, ma che qui si sente ancora di più. Sì, è un momento grave, dalla crisi non si esce ancora con il lavoro, e più andremo avanti e più e meno saranno le certezze. Resta un dato, che la buona occupazione è un elemento fondamentale per costruire, diciamo, il futuro lavorativo delle nuove generazioni, e su questo noi insistiamo per un piano straordinario regionale per il lavoro, dove nel pubblico impiego siamo fermi a occupazione sotto il livello necessario. Quindi pensiamo che l'idea di lanciare un piano straordinario per il lavoro sia fondamentale per creare nuova occupazione. Le scoperture a livello regionale sono oltre i 30.000 posti di lavoro.